Avresti mai pensato di finire a combattere in una guerriglia? Voglio solo questa storia. Dovevo aiutare a costruire quei droni. Sto pagando per i miei peccati. Non ti hanno lasciato molta scelta. Già. Le pastiglie mi fanno pensare troppo. So che vuoi qualcosa. Mi sento la reginetta del ballo. Mi vogliono tutti. Sto lavorando con Jace Kell. È vivo. È vivo. E gli serve il tuo aiuto. Perché dovrei aiutarlo? E Jace è responsabile, è colpa sua. Diciamo che ha visto la luce. E che vuole sistemare tutto. Ma non può farlo da solo. Mi sono fidata di lui quando l'ho seguito su quest'isola sperduta e lui ha mentito a tutti noi. Ci ha traditi. Mi dispiace. Ma se ti fidi di Jace Kell, sei folle come lo eravamo noi. Paola, sai che non lavora più per la Sentinel? Lo ha fatto. Chiedigli a cosa lavorava. Chiedigli del progetto Deus. Cosa succede là fuori? Avresti mai pensato di finire qui? Ehi, hai trovato Paola? Sì, ma non vuole vederti. Ah, ce l'ha ancora con me. Non me lo avevi detto, però. Pensavo le fosse passata. Data la situazione ad Auroa, speravo nel suo aiuto. Appena ti ho nominato, ha smesso di parlarmi. Cos'è il progetto Deus? Non è il progetto Deus il problema. È che lei vede solo i danni che può fare. È bello rivederti. Anche per me, signore. Tenente colonnello Walker, Paola Madera. La prego, mi chiami Cole. È l'ingegnere più brillante della Skelltech. Andiamo. Ho visto i suoi progetti, signora. Direi che il brillante è molto riduttivo. E io ho visto il suo curriculum, è molto censurato. Già.
Dunque non è ancora pronto per una prova sul campo. No, ci vorrà ancora qualche mese. Wow. Se posso, il lavoro sull'IA d'apprendimento profondo per controllare i droni, come procede? Che cosa? IA ad apprendimento profondo? Prego. Nello specifico, data mining, identificazione bersagli. Queste opzioni sono ancora da esplorare. Mi state dicendo che avete i migliori scienziati informatici del mondo che costruiscono una specie di supercomputer e non... Non avete ancora esplorato queste opzioni? Sta parlando di Metox. Sta parlando del progetto Deus. Immaginate. Usare questo supercomputer per analisi predittive. Scovare minacce terroristiche ed eliminarle coi droni. Vuole creare un computer super intelligente e utilizzarlo per uccidere delle persone? No, signora. Voglio utilizzarlo per tenere il mondo libero al sicuro, ma credo che lei possa capirmi. E chi terrà il mondo al sicuro dal progetto Deus? Come hai potuto? Non voglio essere coinvolta. Io... non... Paola! Jace, se è così brillante, tornerà. E così tu e Walker eravate amici, eh? No. Lo eravamo tutti. Nomad, ci serve l'aiuto di Paola. Conosce il sistema alla perfezione. Mi piaci, genio. Ma certe tue scelte fanno male. Come tutte le grandi scelte. Senti, so come ottenere il suo aiuto. Ti ascolto. Due cose. Prove sull'esplosione del mio laboratorio. Sai chi è stato? Quasi sicuramente gli esclusi. Ma devi mostrare a Paola le prove dell'ordigno esplosivo. Secondo, va dal marito di Paola. Non ha parlato di suo marito. Cercalo all'ospedale di Aurora. Nomad, per lei non sarà facile, ma una volta fatto, saprà di chi fidarsi. Va bene. Lei ci serve. È cambiato qualcosa dopo la trasmissione? Gli esclusi mi hanno dato della buona attrezzatura. Se vogliono un'alleanza. Droni! Droni! Diffonderanno questa merda con i droni! Lo so, lo so. I ghost stanno facendo il possibile per imparare. Le nostre vite facevano parte del test. Quei bastardi non siamo altro che carne.
Ricevuto, capo. Vado. Massacrare la moglie con una scala. Ho provato. In posizione. Sto puntando lo stile. Tutto ok. Bene. Possiamo andare. Tutto risolto. I cattivi sono vicini. Thank you.
compagnia. La psicologa ha detto che il lavoro non mi faceva bene, quindi l'ho licenziata. Ora non ho nessuno con cui parlare di quello che penso. Scrivici un libro, allora. A me non interessa. Vado a ingaggiare. Non succede nulla. Zero movimento. Tutto strozzi agganciato. Tutto normale. Non avrei mai immaginato che i Ghost sarebbero riusciti a portare. Ben fatto. Male. Modo ti raggiungerò. Potrebbe andare peggio. Potresti essere me che ti ascolto lamentare. Senza di me, ti troverò. Vai, ti raggiungerò. Contatto, attenzione! Schiero il drone da combattimento. Il continua a far fuoco, fix it! La stazione mostra molti nemici. State in guardia, non mollate! Ti copro io. Di merda! Ok,
Ok. Nemico a terra. Colpito. Ecco fatto. Grazie. Fatto visivo, non li vedo. Diamogli una lezione. Allora, ti piace? Bene, continua così. Fuori! Siamo stanchi, capo. Ci serve acqua e riposo. Bersaglio annientato. Abbiamo un uomo a terra. Quindi David Madera è stato trasferito all'Eternity Center. Sarà meglio farci un salto e vedere cosa riesco a scoprire. Ti aiuto io, Vasily. Ecco fatto. Ti ringrazio, capo. Ci penso io, Fury. Ti aiuto io. A posto. Cecchino neutralizzato. Thank you.
potenza di fuoco, Pixie. Benissimo. A morte! Prendi questo, testa di cazzo! Assegno! Buona andata! Bel colpo, Basi. Centro! Controlla l'attrezzatura. Assicurati che non manchi niente. L'unica cosa importante è concentrarsi sulla missione. Ok.
le solite rotture di palle. Ti succede mai che ti rimane una canzone fissa in testa? Potenza di fuoco. Bersaglio colpito. Brutta ferita, capo Ghost. Mettiti al riparo. Ho una granata per voi. Niente male. In questa situazione ci avrebbe fatto proprio comodo. Oh, cazzo. Immagino fossi tu, signor Madera. Ne ho preso uno. Qui sono morto. Cecchino, sta per sparare! È a terra! Mi avvicino! Le tue preghiere, idiota! Thank you.
doveri. A fare visita a tuo marito. E cosa vorrebbe dire? Ho trovato la struttura Eternity. E mentre ero lì, ho trovato questa. Cosa? Che cos'è? Jace finanziava una ricerca su una cura per David. E anche quando sei andata via, non ha mai smesso. Ma perché? Paola, Jace sarà anche un sacco di cose. Ma è ancora tuo amico. Bella moglie. Penso che sia già... Oddio. Ehi, eravamo occupati a scappare da droni killer. Non fartene una colpa. Ora devo pensare agli abitanti di Auroa. Sì. Senti, apprezzo ciò che Jace ha fatto per David. Ma posso ancora dare molto a Darui e agli esclusi. Non sono quelli che credi, Paola. Nessuno è innocente, Nomad. Ma preferisco qualcuno che non provi a fregarmi. Calmo, siamo stanchi. È ora del bivacco. No.
Pensi mai a quello che c'è dall'altro lato?
Thank you.